L'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendogli di mano gli anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa in rassegna e li schiera di nuovo in battaglia. Ma quello che abbiamo letto non è propriamente l'incipit dei Promessi Sposi, ma è un frammento di un anonimo manoscritto del XVII secolo da cui Manzoni finge di aver tratto la trama dei Promessi Sposi. Il sottotitolo definisce infatti l'opera come storia milanese del secolo XVII, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. L'idea del ritrovamento del manoscritto è ripresa da numerosi precedenti più o meno vicini, dal Don Chisciotte di Cervantes all'Ivanhoe di Walter Scott. L'espediente, come da consolidata tradizione, serve a sottolineare la dimensione realistica della storia. Essa non è il frutto di finzione, ma è basata su fatti realmente accaduti. Tuttavia, l'uso che Manzoni fa di questo topos letterario è davvero originale. L'autore esprime la necessità di riscrivere il testo sbiadito e poco leggibile e pieno di imperfezioni dell'anonimo, affermando con questo il rifiuto di una lingua artificiosa e innaturale, ampollosa come quella del manoscritto. L'anonimo autore del famoso manoscritto viene chiamato in causa per ben 31 volte nel corso del romanzo, per le lacune e le inesattezze a cui il narratore onnisciente, che è la voce di Manzoni stesso, ha dovuto porre rimedio consultando altre fonti. In tal modo, con il confronto critico con l'anonimo, l'autore sottolinea come il romanzo sia il frutto di una ricerca scrupolosa del vero storico e morale.